Marco Gai, quale deve essere l'economia del futuro? Qual è la nuova economia? La nuova economia è l'economia che parte dalle nostre radici, dalla nostra storia, quindi dalla nostra grande capacità nel realizzare i prodotti ricercati da tutti, la nostra grande fortuna e capacità che viene dal nostro passato di avere un brand innato. Il Made in Italy, se fosse un marchio, sarebbe il terzo al mondo. La nuova economia deve partire da qui, deve saper scaricare a terra la capacità innovativa delle nostre imprese, mettendole a fattor comune con una nuova economia che avanza, che è quella della nuova imprenditorialità delle start-up, facendo innovazione, facendo sì che i nostri prodotti di qualità abbiano sempre maggior valore aggiunto e possano raggiungere sempre più mercati. In questa nuova economia un ruolo centrale ce l'ha sicuramente il mondo dei giovani, il mondo di chi lavora, il mondo di chi fa impresa, e insieme col mondo della politica e delle istituzioni devono costruire il nostro futuro in un'ottica di politica industriale che guardi non ai prossimi 6 mesi ma ai prossimi 10 anni, perché è così che l'Italia, nel suo naturale mercato interno che è Europa, può rappresentare lo sviluppo con la sua eccellenza imprenditoriale. Quindi nuova economia è fare impresa, far crescere le nostre imprese e renderle sempre più forti e solide sui mercati. Quali sono secondo lei le parole o la parola del futuro? Le parole del futuro per me sono responsabilità, merito, giovani, capacità di affrontare, di interpretare il cambiamento e non per ultima l'innovazione.